Presidente, la prego. Perfetto. Mi preme sottolineare, Presidente, che siccome il ritardo non è dovuto al Parlamento, considerando che nonostante il bicameralismo questo provvedimento rischia di diventare legge in meno di 20 ore, chiedo che sia data alla Commissione Esteri un'ora in più dalla ripresa dei lavori per poter esaminare gli oltre 60 emendamenti che sono stati presentati. Sì. Questa è la richiesta formale che D'accordo. io faccio sull'ordine dei lavori e che quindi la ripresa dei lavori sia fissata alle ore D'accordo, la 17. Grazie. ringrazio. Allora, deputato Crippa. Deputato Simonetti, per favore, senza gridare. Allora, deputato Crippa. Deputato Crippa. Grazie Presidente, mi scusi ma richiamo il regolamento. L'intervento in precedenza ha avuto una premessa a dir poco vergognosa, Presidente. Non si può permettere all'interno di questa Camera cercare di giustificare un voto a favore effettuato dal gruppo di SEL con una comunicazione vergognosa dove si cercava di giustificare le tempistiche riferite al provvedimento in corso. Noi, la motivazione per cui abbiamo espresso il voto contrario era per le tempistiche, voi su quel voto avete deciso di votare a favore. La vergogna non ha mai limiti per voi. Altra questione, Presidente, e tengo a questo. Noi rilanciamo la richiesta del collega Palazzotto e chiediamo di mettere in votazione l'inizio dopo 3 ore di differenza, non un'ora. E pertanto chiediamo che venga messa in votazione questa richiesta. Deputato Scotto, Dei lavori. sull'ordine dei lavori. No, non voglio aprire finestre polemiche. Capisco, ascoltami, Crippa, visto che eri anche tu in conferenza dei capigruppo ieri. Capisco che ci sia una certa passione da parte del collega Crippa rispetto ai richiami al regolamento. Io non devo giustificare il voto di Sinistra Italiana oggi a favore dell'inserimento all'ordine del giorno di questa ratifica, su cui voteremo contro, perché ieri sera in conferenza dei capigruppo. Colleghi, per favore, può parlare, poi parlerete anche voi, consentite di parlare, ma consentite di parlare. Allora, grazie, la ringrazio, grazie. Perché ieri, signora Presidente, in conferenza dei capigruppo, i colleghi del Movimento 5 Stelle hanno detto di sì.